Buongiorno ragazzi, oggi poniamo le basi per lo studio della storia costituzionale dello Stato italiano. E quindi sono le basi per lo studio della nostra Costituzione repubblicana attualmente in vigore, che diciamo, ha caratterizzato l'inizio dello Stato democratico e della forma di governo della Repubblica parlamentare attualmente presenti nel nostro ordinamento giuridico. Ma dobbiamo sapere che la Costituzione repubblicana è stata preceduta da un'altra Costituzione che chiamiamo Statuto Albertino, che era stata concessa dal re Carlo Alberto di Savoia nel 1848 ai sudditi del Regno di Sardegna e che poi è diventata la prima Costituzione italiana nel 1861, quando è stato unificato e istituito appunto il Regno d'Italia. Diciamo, la storia costituzionale italiana vede alcune tappe. La prima che va dalla Costituzione del Regno d'Italia, quindi dal 1861 fino al periodo fascista, cioè fino al 1922, il periodo appunto del fascismo caratterizzato da un'organizzazione totalitaria e che finisce nel 1943 con la caduta appunto del fascismo. Un altro periodo che definiremo della resistenza italiana, che è stata importante perché ha influenzato moltissimo i valori contenuti nella Costituzione repubblicana, che va dal 1943 fino al 1945, momento della liberazione appunto italiana dall'occupazione straniera, dall'occupazione nazista e dalla dittatura. E il periodo che possiamo definire costituente, che va dal 2 giugno del 1946, data in cui appunto è stata eletta l'Assemblea Costituente e soprattutto è stata scelta la forma repubblicana attraverso un referendum popolare, e fino al 1948, data in cui, 1 gennaio, entra in vigore la Costituzione appunto pensata, voluta, meditata e redatta dall'Assemblea Costituente e che rappresenta la legge fondamentale che, diciamo, è alla base dell'ordinamento giuridico italiano attualmente. Ecco, passiamo un po' all'analisi di queste tappe che abbiamo semplicemente accennato. E chiaramente, prima di passare all'analisi, diciamo, delle caratteristiche di questi diversi periodi e momenti storici, cerchiamo di capire che cosa significa la Costituzione, cioè cosa vuol dire il termine Costituzione, cosa indica il termine Costituzione. Una Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e attraverso una legge fondamentale dello Stato i cittadini individuano i valori fondanti della loro comunità e quindi individuano i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di quello Stato, individuano poi i loro diritti e i loro doveri reciprocamente e nei confronti e verso lo Stato stesso, individuano poi l'organizzazione dei rapporti tra le istituzioni. Ecco, questi tre momenti fondamentali sono presenti nella nostra Costituzione repubblicana perché la nostra Costituzione è formata dai primi 12 articoli che rappresentano i principi fondamentali, che contengono appunto i valori fondanti del nostro vivere comune. La parte prima dedicata ai diritti e ai doveri del cittadino e la parte seconda dedicata all'ordinamento della Repubblica, nella quale vengono specificati i rapporti tra le istituzioni e viene individuata la nostra forma di governo, una Repubblica parlamentare. Ora, la Costituzione, il termine Costituzione può essere utilizzato in una accezione formale, intendendo il documento, l'atto scritto, che contiene le indicazioni di cui abbiamo parlato precedentemente. Il testo costituzionale in senso formale è, per esempio, per la nostra Costituzione, formato da 139 articoli più le 18 disposizioni finali e transitorie. Ma si può intendere anche il termine Costituzione in un'accezione materiale, come quell'insieme di valori contenuti all'interno della Costituzione formale che risultano in un determinato momento particolarmente rilevanti perché sono espressione delle idee di quella realtà che in un determinato momento ha la forza di essere applicata. Quindi dal punto di vista formale, dal punto di vista materiale, il termine Costituzione indicano due cose diverse.
Allora, la storia costituzionale italiana, abbiamo detto, inizia con la concessione dello Statuto Albertino da parte del re, appunto, Carlo Alberto di Savoia nel 1848. Ma naturalmente questa è la premessa, perché il 1948 vede l'Italia ancora frazionata e il re Carlo Alberto di Savoia non è re d'Italia, ma è re del Regno di Sardegna. Poi, con la piemontesizzazione diciamo, dell'ordinamento giuridico del Regno di Sardegna, questo si espande e viene applicato in tutta Italia, quando l'Italia viene formata nel 1861, viene unificata. Ora, che caratteristiche aveva lo Statuto Albertino? In primo luogo era una Costituzione liberale ed era una Costituzione che era stata concessa da Carlo Alberto di Savoia ai suoi amatissimi sudditi. Quindi era una Costituzione che, a differenza della Costituzione repubblicana, non è stata votata dal popolo, bensì è stata concessa, o come si dice, ottriata dal sovrano, e quindi è stata una elargizione del sovrano nei confronti dei suoi sudditi. Era una Costituzione che poteva essere modificata attraverso una semplice legge ordinaria, e questo le conferiva il carattere della flessibilità. Ed era una Costituzione relativamente breve perché conteneva 84 articoli, ma soprattutto questi articoli erano formulati in modo più sintetico rispetto a quello che sarà la formulazione degli articoli contenuti nella Costituzione repubblicana. Ecco, la forma di governo che era prevista dallo Statuto Albertino era una monarchia costituzionale. Inizialmente una monarchia costituzionale pura, basata sulla centralità della figura del sovrano, e chiaramente il ruolo politico del sovrano era un ruolo centrale perché poteva influire sul potere legislativo attraverso il potere di sanzione, cioè la possibilità di autorizzare o meno l'emanazione di una legge da parte del Parlamento. Il Parlamento, peraltro, era formato da due rami, uno elettivo, anche se a suffragio limitato, e l'altro di nomina regia, quindi l'influenza anche nei confronti del potere legislativo era sicuramente un'influenza, diciamo, esercitata anche attraverso la nomina, appunto, dei senatori, che erano appunto coloro che erano membri di uno dei rami del Parlamento. E il potere esecutivo era previsto in capo al sovrano, che veniva esercitato attraverso la nomina dei ministri, che erano responsabili direttamente nei confronti del sovrano e non verso il Parlamento. E poi il sovrano poteva influire sul potere giudiziario perché comunque la giustizia era esercitata in nome del re e non in nome del popolo. Questo non vuol dire che la Costituzione non prevedesse il principio della separazione dei poteri, ma era sicuramente una Costituzione in cui all'inizio la separazione dei poteri vedeva delle intersecazioni e delle interferenze di un potere con l'altro potere attraverso appunto la figura del sovrano che in qualche modo partecipava a tutti e tre. E, però dobbiamo anche dire che l'evoluzione costituzionale dello Statuto Albertino durante lo Stato liberale, quindi dal 1861 fino a che con la marcia su Roma non si fa iniziare il periodo totalitario che ha caratterizzato un'interruzione della naturale evoluzione che lo Stato liberale vede verso lo Stato democratico. Ecco, per noi questa naturale evoluzione che si è conclusa quando con il suffragio universale si è concretizzata la democraticità della nostra organizzazione è stata interrotta. Interrotta diciamo, da una parentesi totalitaria. Ecco, soffermiamoci però sulle caratteristiche del periodo liberale attraverso l'analisi di una evoluzione di fatto dell'applicazione della Costituzione allora vigente, cioè dello Statuto Albertino. In realtà la forma di governo passa di fatto, senza alcuna modifica, diciamo, normativa, da una forma
da una monarchia costituzionale pura ad una monarchia parlamentare, perché assume sempre più importanza il ruolo del Parlamento. Ed in particolare questa maggiore importanza del ruolo del Parlamento si evidenzia con l'individuazione dell'attribuzione del rapporto di fiducia tra Parlamento e governo. Sostanzialmente il governo continuava ad essere nominato dal re, ma il Parlamento attribuiva a questo governo la fiducia. Quindi attraverso l'instaurazione di questo rapporto di fiducia tra Parlamento e governo si trasforma la monarchia costituzionale pura in monarchia parlamentare. E quindi naturalmente questo rafforzamento del ruolo del Parlamento avviene, riducendo o comunque ponendo dei limiti al ruolo del sovrano, dal ruolo del re. E il periodo liberale è caratterizzato dalla, come dire, dalla attenzione a determinati diritti, al riconoscimento dei diritti di libertà, anche se dal punto di vista formale, e anche dai diritti politici, i quali sono, allargati, ampliati dal riconoscimento nel 1912 del suffragio universale maschile. Il periodo che seguirà lo Stato liberale sarà il periodo totalitario caratterizzato dal fascismo, e di questo però ne parleremo la prossima lezione. Buongiorno e buono studio.